Squadre schierate al centro del campo si stanno salutando i giocatori che prenderanno parte a questo confronto. Tante rivoluzioni in casa dell'Atletico Roccamassima che del Ferraro. All'indietro Munteanu, il tiro e la rete, il vantaggio di Munteanu cambia quindi il risultato qui al comunale di Roccamassima. Gol che sta decidendo fino a questo istante il match. Adesso ci prova del Ferraro, il tiro e la rete, dopo un minuto poco meno arriva il gol, la fiondata da parte di Luca del Ferraro che non lascia scampo a Ciattaglia e arriva anche il raddoppio. 2-0 cambia quindi il risultato. Subito Vasilescu trova la possibilità, la ribattuta di due uomini da parte di Colarossi, ancora Vasilescu, il tiro e la rete, il terzo gol dell'Atletico Roccamassima dopo alcuni minuti, esattamente al terzo. Marini, Salvoni direttamente in avanti, il tiro è bello, il gol da parte di Marini, palla aerea, la deviazione vincente. Vasilescu recupera il pallone, si gira con Andrea, ancora Vasilescu e c'è il gol, è la quarta rete, ottavo della ripresa. E l'Atletico Roccamassima allunga il risultato, 4-1 cambia ancora qui al comunale. Chiude l'azione Vasilescu, recupera il pallone, la mette in mezzo, arriva Pelloni e c'è la rete di Pelloni. Bello il gol di Pelloni che trova l'angolino alto opposto, cambia ancora il risultato. Il Flora con Federico Contarino, la doppia respinta da parte di... E ci arriva il gol ancora di Pelloni con la testa questa volta, nonostante fosse disturbato, del Ferraro. Chiude la possibilità e finisce l'incontro. L'Atletico Roccamassima batte il Flora con il risultato di 6-1 grazie alle reti di Munteanu, del Ferraro, Luca, la doppietta da parte di Pelloni e la doppietta di Vasilescu. Per il Flora a segno Marini.